Il gruppo di podisti in tappa a Sant'Elena è partito da Venezia con l'obiettivo di giungere all'Aquila il prossimo 5 luglio per ritrovarsi con gli altri camminatori in arrivo da Genova, da Reggio Calabria, da Santa Maria di Leuca e da Roma. Accolti nella cornice ideale della barchessa della villa di Sant'Elena, i podisti hanno sostato nella tappa intermedia del tragitto Monselice-Stanghella. A ricevere i camminatori sono stati il sindaco di Sant'Elena, Emanuele Barbetta, il sindaco di Villa Estense, Paolo Oppio, ed il vice sindaco di Granze, Teresa Targa, accompagnati da alcuni assessori dei rispettivi comuni e dai rappresentanti di varie associazioni sportive e culturali. Un benvenuto a voi del gruppo Cio di Cammino Stella Cio d'Italia, a tutti le autorità presenti, alle scuole, a tutte le nostre associazioni del paese. Do un paio di numeri del nostro paesino, tanto per capire, per quelli del cammino. Il nostro paese è un comune di 2.400-2.500 abitanti, è nato in una posizione strategica ad oggi, nel senso che tra varie intersezioni cestradali che negli ultimi tempi ha portato una crescita enorme del nostro paese. Infatti dal 2000 al 2012 siamo cresciuti da 1.700 a 2.500 abitanti. Sono stati presenti anche il presidente Daniele Tognolo e la coordinatrice Loredana Margutti, in rappresentanza del GAL. Il gruppo sportivo porta in consegna la bandiera tricolore, donata dal sindaco di Reggio Emilia, copia del tricolore della Repubblica Cisalpina del 1797, con in aggiunta il simbolo di San Marco, donato dal comune di Venezia. La tappa di Sant'Elena è stata l'occasione per visitare l'agriturismo e la fattoria didattica veronesi. Dopo un veloce pranzo, il gruppo è ripartito per Stanghella, dove è sostato nella notte, per poi ripartire l'indomani in direzione Rovigo e poi Ferrara.